Dalla piccola piazza Duval a Campo di Giove è partita la carovana degli amanti della natura per partecipare all'inaugurazione del Sentiero dell'Orso, un anello di circa 4 chilometri di facile percorribilità, ma immerso in un paesaggio mozzafiato. Un progetto portato avanti dal Parco Maiella e WWF, il cui obiettivo è la coesistenza tra uomo e orso, e a cui hanno partecipato i tre parchi nazionali in Grecia e quello della Maiella per l'Italia. Lungo il percorso sono stati sistemati dei totem didattici sui comportamenti da tenere in caso di incontro ravvicinato con il plantigrado, sia sulle sue abitudini. Ad inaugurare il sentiero c'erano il presidente del Parco Maiella Lucio Zazzara, il vicepresidente WWF Abruzzo Luciano Di Tizio e il neoeletto sindaco di Campo di Giove Giovanni Di Mascio. Un momento importante, simbolicamente importante, perché questo territorio la presenza dell'orso la conosce già da tantissimo tempo, però era una presenza, diciamo, sporadica, quasi casuale. Sta cambiando la situazione. L'orso c'è, gli orsi ci sono diventati abbastanza, non tanti quanti ce ne vorrebbero, però qualcuno in più c'è. È fondamentale che noi tutti impariamo a convivere con questa realtà nuova, a conviverci perché l'orso è una risorsa per il territorio, il sindaco qui lo potrà confermare, è una risorsa importante e si può facilmente convivere uomo e orso, sintomo e orso, semplicemente usando delle piccole attenzioni. Il piano è che è dedicato all'orso gentile, esatto, l'orso è un animale gentile ed è importante rispettarlo, è importante passare questo messaggio che c'è la consapevolezza che questi paesaggi, queste montagne non sono dell'uomo. Sono anche dell'orso e di tantissimi altri animali. Sta a noi rispettare questo sentiero, renderlo fruibile, portarlo ecco, all'attenzione di tutti, soprattutto di quei bambini e di quelle famiglie che ci daranno quel moltiplicatore essenziale per fare turismo di qualità. Basta vedere le attività economiche, basta vedere quello che dicono i giovani, ma quello che dicono anche gli anziani, anche gli operatori, diciamo, più tradizionali, anche i pastori, laddove il parco, per esempio, era visto come un ostacolo alle attività già in difficoltà che c'erano 20-30 anni fa, oggi è visto come una risorsa, è visto come il vero motore dello sviluppo perché può produrre questo tipo di risultati e quindi può essere una presenza produttiva, benefica, una presenza che cambia la mente dei giovani e li porta ad amare di più questo territorio, a radicarsi di più e a cercare il modo di vivere qui sviluppando attività che sono remunerative. Oltre ai componenti del Parco Maiella, gli ausiliari e veterinari, c'era anche una rappresentanza delle oasi WWF Gole del Sagittario, Filomena Ricci, delegata WWF Abruzzo, e le due rappresentanti dei parchi nazionali della Grecia.